What?
abbiamo deciso di trattare il tema dei diritti della donna all'interno del processo di allargamento dell'Unione Europea e siamo andati a cercare informazioni, conoscere persone che ci lavorano, eccetera, rispetto al tema della tratta femminile e della prostituzione, con un occhio particolare alla provenienza rumena, perché è una presenza molto numerosa, e poi anche perché la Romania, come sapete, sarà un paese di prossimo allargamento. Tutti i paesi membri dell'Unione e credo tutti quelli, gli aspiranti membri dell'Unione, hanno sottoscritto la Convenzione ONU, l'ECOWAS, no? Che tutela specificamente i diritti delle donne. Probabilmente nel 2007 la Romania entrerà nell'Unione Europea e questo avrà delle implicazioni dirette per quanto riguarda gli stranieri, soprattutto appunto cittadini rumeni che sono sul nostro territorio. I rumeni a livello italiano rappresentano il primo gruppo straniero, parliamo di 240.000 permessi di soggiorno rilasciati alla fine del 2003. Anche per quanto riguarda la presenza a Torino sono il primo gruppo, più di 30.000 presenze regolari con permesso di soggiorno. Possiamo parlare la presenza dei banchi al mercato di Porta Palazzo. Le agenzie di trasporto non si contano, potremmo appunto arrivare tranquillamente a un centinaio di piccoli trasportatori che viaggiano settimanalmente tra la Romania e Torino. La presenza delle donne appunto è interessante perché si va a collocare in determinate nicchie lavorative a Torino, in particolare nel settore dell'assistenza domestica. Della donna rumena non dobbiamo avere paura, perché la donna rumena è una donna imprenditrice, una donna che sa sbrigarsi, una donna che è in grado di fare anche lavori più umili per guadagnare e poter crescere i figli. La donna rumena è sempre messa in calcolo come donna prostituta dall'est. All'inizio siamo conosciute, io andando in certi giri, università della terza età, lavorando sempre con le donne residenti del quartiere, diceva: ah, però sai che voi siete quelle prostitute che... E poi, conoscendo mano a mano, le persone stanno cambiando idea. I nuovi paesi membri, facciamo il confronto con i vecchi, non è nel campo dei diritti delle donne che ci sono le maggiori disparità, e soprattutto nel reddito. La femminilizzazione della povertà, però un fenomeno molto diffuso in quello che era i paesi ex comunisti. Ed è un fenomeno che ha creato una vulnerabilità particolare delle donne. Penso ai paesi membri come la Polonia, l'Ungheria, però il fenomeno è ancora più drammatico in un paese aspirante membro come la Romania. Povertà, questa mi ha spinto. Per mia speranza è stata che in Italia troverò una vita bella, una vita che in Romania non ce l'avevo, perché mi sembrava che lavorando fuori da Romania posso guadagnare di più a mantenere anche la famiglia, a comprarmi anche una casa, perché io con stipendio da Romania, con una famiglia, non ce la facevo a comprarmi anche la casa. Pensando che venire in Italia, lavorando magari un anno, due anni, per prendere i soldi per potermi comprare il mio appartamento. Questa mi ha fatto andare via da Romania. La situazione sociale ed economica è la molla che spinge la maggior parte di queste donne. Il non vedere all'interno del loro paese una prospettiva positiva, o comunque la possibilità di uscire da una situazione precaria difficile. Mio marito aveva dei amici che lavoravano in Italia e mi parlavano d'Italia, dicevano che in Italia si guadagna bene, che in Italia è tutto bello.
E poi quando sono arrivata in Italia, veramente pensavo di andare subito indietro. Le ragazze rumene vengono normalmente reclutate in Romania, quindi vengono in Italia con una finalizzazione ben precisa, perlomeno da parte di chi le vuole sfruttare. A volte anche dall'ex fidanzato, dal ragazzo che le ha fatte venire qua dopo essere stato con loro, fidanzato con loro qualche anno in Romania, poi le ha attirate qua dopo essere venuto lui, le ha attirate qua raccontando loro che in qualche modo le farà lavorare, eccetera. Spesso sono sfruttate da persone vicine alla famiglia, ma non da familiari, non da familiari. Poi quando si accorgono che la realtà è diversa, beh, è troppo tardi, nel senso che sono pochissime quelle che riescono a scappare via nel giro di una settimana, 15 giorni, un mese dall'organizzazione. Diventa faticoso perché poi le organizzazioni chiaramente mettono in atto tutta una serie di controlli. Quelli che sono venute in Italia, loro non dicono la verità, dicono solo quella parte, eh sì, ci sono i soldi in Italia, però non dicono mai come sono, come si fanno quei soldi che arrivano in Romania. Per questa Romania si vede la parte bella da Italia. Se noi pensiamo anche alla nostra esperienza migratoria, di noi italiani, non puoi che tornare al tuo paese vincente, se no piuttosto non torni. E quando torni, comunque tenderai a dare un'immagine di te nel paese dove sei emigrato e del paese stesso estremamente positiva, perché non puoi permetterti di tornare perdente. Giornale parlano, fanno vedere tutto quello che si succede fuori da Romania, adesso, perché io prima di andare da Romania non le ho viste. Un lavoro bello l'hanno fatto tutti i posti di televisione e soprattutto si ringrazia moltissimo alle donne che hanno avuto coraggio di andare a raccontare la loro storia direttamente in TV. Queste donne hanno raccontato, poi hanno spiegato a tutte le donne di non lasciarsi più ingannate di certi personaggi che promettono lavoro con i contratti fasulli addirittura per venire in Italia. Non sempre pensano, sanno di essere destinate a lavorare sulla strada, ecco. Però molto spesso sanno che in qualche modo le attende il mondo della prostituzione. Uno dei rischi che corriamo è anche un po' questo, no? Di ritenere che siccome le donne sanno, dunque non sono più sfruttate. Non è così, lo sfruttamento rimane. La differenza non sta tanto nel fatto di sapere o non sapere, perché nessuna di loro comunque è partita sapendo che sarebbe stata sfruttata, che avrebbe lavorato in strada 12 ore, che avrebbe dovuto restituire la gran parte dei soldi guadagnati. Le denunce contro i propri sfruttatori sono aumentate moltissimo in Italia dopo l'introduzione di una norma prevista da una legge, la cosiddetta turco-napolitano del 1998, che prevede la possibilità di dare un permesso di soggiorno alla donna che denuncia i propri sfruttatori, sottraendosi ai poteri, agli ambienti criminali. L'Italia è considerato un paese di grande competenza, anche all'avanguardia per la propria legislazione. L'articolo 18 che protegge le vittime della tratta è estremamente avanzato ed è stato copiato da altri paesi, anche dagli Stati Uniti. C'è la tendenza di vedere la lotta alla tratta come la lotta all'immigrazione clandestina. Un'operazione di polizia, e invece deve essere una lotta per rafforzare i diritti delle persone. Se noi non partiamo dai diritti delle vittime, non riusciremo a colpire le reti criminali che le sfruttano. Tutti pensavamo che tutto va bene, che se Romania va in Europea, allora tutto va bene. Per noi eravamo contenti che stiamo andando in Europea. I prezzi sono lamentati 9 volte. Il stipendio solo due, come si può vivere? Credo che anche se noi entriamo in Europea, siamo sicuri che i rumeni vanno a lavorare fuori da Romania e la vita lo fanno lo stesso fuori. L'esperienza ci ha insegnato che i paesi candidati vivono un periodo di flussi migratori intensi prima dell'adesione, spesso in forma prevalentemente illegale.
Quando l'adesione avviene, vuol dire anche che delle risorse importanti dell'Unione finanziarie si trasferiscono in questi paesi, danno una prospettiva di sviluppo a questi paesi, aiutano ad uscire da una fase di difficoltà economica, la gente se ne accorge. Molti migranti ci dicono: se vogliamo tornare dobbiamo farlo il prima possibile, cioè finché le condizioni sono ancora favorevoli. Loro percepiscono l'ingresso in Europa come la data ultima per un possibile rientro vantaggioso, perché temono di poi essere esclusi da processi di sviluppo che si innesteranno sul territorio. Un lavoro corale a livello europeo di empowerment, e cioè di creare le condizioni in cui delle donne che vengono da un paese dove sono esposte, vulnerabili, perché soprattutto per motivi economici, ma qualche volta anche familiari, abbiano la possibilità di far valere quel quadro di diritti che sulla carta ce l'hanno, ma in pratica hanno enormi difficoltà a farli valere. E allora lavoro nel mondo delle associazioni di informazione, ma soprattutto la possibilità per queste donne di lavoro e di viaggiare per lavorare senza essere sfruttate. La buona accoglienza è la sfida, secondo me, del millennio. Arrogante la ragione, fu fortunato.